Incroci pericolosi nella quinta giornata della Samsung Gear Volley Cup. Il turno si aprirà sabato alle 18 con la sfida fra Lugo Honor Meccanica Modena, impegnata nella prossima settimana in Champions League, e la Metalleghe Montichiari, alla ricerca dei primi punti in campionato. Alle 20.30 tutti gli occhi puntati alla sfida di alta classifica tra Foppa Pedretti Bergamo e UNET Yamamay Booster Sizio. Sul piatto, tre punti utili a ribadire a tutta la Serie A1 quali possano essere gli obiettivi stagionali di queste due blasonate formazioni. Alle ore 17 di domenica, poi, si completerà il quadro della giornata. Il match di cartello è quello in programma al Palaradi, dove le campionesse d'Europa della Pomì Casalmaggiore, prima in classifica, affronteranno la vincitrice dello scorso campionato, l'Imoco Volley Conegliano. Se il Südtirol Bolzano proverà a conquistare la sua prima vittoria in campionato contro Club Italia Crai, la Savino del Benescandicci cercherà la continuità dei risultati contro il Saugella Team Monza, formazione che nella scorsa giornata ha battuto per 3-0 il Bisonte Firenze. Proprio le toscane, infine, saranno impegnate contro l'Igor Gorgonzola Novara, che dopo due sconfitte consecutive è determinata a invertire l'andamento negativo. L'anticipo tra Foppa Pedretti Bergamo e UNET Yamamay Booster Sizio sarà trasmesso in diretta su Rai Sport HD, canale 57 e 557 del digitale terrestre, sabato a partire dalle ore 20.30. Tutte le altre sfide saranno trasmesse in live streaming su LVF TV, la web TV ufficiale della Lega Pallavolo Serie A femminile. Se non sei ancora abbonato, registrati subito su www.lvftv.com.